Buongiorno, benvenuti a questo webinar, a questo incontro che abbiamo organizzato come Italy Post insieme a Starting Four, che è una società padovana che si occupa appunto di turismo, in una giornata molto particolare come quella del 25 aprile, cui diciamo è la festa della liberazione, ma permettetemi di dirlo. Si cominciano a vedere da oggi anche i primi segnali di una liberazione da quello che è tuttora un incubo, nel senso che finalmente sembra che dal lunedì prossimo alcune misure siano allentate e si possa lentamente riprendere. Si comincia a riprendere qui in Italia, in altri paesi. Questo processo, come l'Austria, è già stato avviato da alcune settimane, in Svezia addirittura non c'è mai stato un lockdown nei termini in cui c'è stato in Italia, e quindi, come dire, un po' una piccola liberazione in cui certo bisognerà avere molta, molta prudenza, ma finalmente si ritorna, diciamo, a vivere. Abbiamo voluto affrontare il tema del turismo perché il turismo è probabilmente il settore più colpito da questa crisi. Non staremo qui stamattina a raccontare i numeri della tragedia, una tragedia, diciamo, epocale dal punto di vista economico, sociale, ma anche pensate psicologicamente. Per la stessa idea, diciamo, di non poter andare in spiaggia che fino a qualche giorno fa avevamo, o addirittura se ragioniamo, diciamo, se avete visto quelle foto su quei gabbiotti di plexiglass nel quale qualcuno aveva immaginato che si potesse andare in spiaggia, psicologicamente, diciamo, questa cosa ci ha, come dire, turbato molto. Siamo qui con una serie di operatori che vi presenterò poi uno alla volta. Che sono operatori sia diretti, nel senso albergatori, eccetera, sia diciamo organizzatori di come dire, operatori di destinazione, come si dice. E vogliamo ragionare a partire da alcune domande, e cioè se questa ripresa che pian pianino avverrà sarà, come si dice, normal o new normal, cioè normal nel senso che si ritornerà come prima. O se diciamo, le misure di distanziamento sociale che si imporranno non soltanto nelle prime settimane dovranno essere misure che si prenderanno diciamo, sul lungo termine. Poi una seconda domanda di fondo è quando riapriranno i flussi del turismo mondiale, perché l'Italia è un paese che vive di turismo, ma molto di turismo estero. Pensiamo anche solo alla situazione di alcuni aeroporti come Venezia, per fare un esempio, ma anche Roma o Milano. Poi cercheremo di capire anche cosa sta succedendo all'estero, cioè se la percezione che noi abbiamo di questa crisi è identica anche in altri paesi, e poi come competere nei prossimi mesi in un mercato globale dove la competizione sarà accesissima perché tutti gli operatori, come dire, a livello globale, soffriranno sul fronte del turismo una crisi molto forte. Quindi, grazie a tutti, l'ho tirata qualche minuto in lungo anche per permettere a tutti i nostri, diciamo, a chi ci segue di collegarsi e di essere in linea con noi. Sono, credo, più di 300-400 persone, dai numeri che mi dava Antonio. E partirei chiedendo a Claudio De Montenuto, che è un esperto di marketing turistico e presidente del consorzio Starting Four e Open Mind Travel, di dirci sostanzialmente la sua opinione. E partirei chiedendogli una cosa che si dice spesso quando c'è una crisi, che la crisi è un momento difficile, ma è anche un'opportunità. Messi come siamo ora, Claudio, qui siamo solo al dramma o ci possono addirittura essere delle nuove opportunità in futuro? Grazie Filiberto, domanda interessante direi. Saluto gli ospiti che ci sono e anche chi ci sta seguendo.
Guarda, sul fatto del dramma, considerato che siamo passati da 100 a 0, quindi con un fattore simile all'accelerazione, ma al contrario, in un giorno, molte aziende hanno subito questo, chiaramente c'è una questione oggettivamente difficile. L'altro giorno, pensando a questo, mi è venuto un po' in mente un po' la mossa dello striptease, quando con un colpo ti denudano. E in questo senso vengono fuori esattamente ciò che sei. Un po' il nostro sistema turistico ha messo in luce un po' le sue fragilità. Da un lato quella economico-finanziaria, nel senso che molte aziende sono andate in crisi molto rapidamente, e questo è un primo aspetto. E poi una, chiamiamola, crisi psicologica, che ha dimostrato in qualche modo un po' invece una fragilità umana in quello che è successo, perché in questi momenti è importante avere lucidità. E questo è il tema del dramma, in qualche modo. Dal mio punto di vista, io penso che ci sia una grande opportunità perché, come dicevo l'altro giorno in una chiacchiera veloce, Giancarlo, e ha fatto una battuta dicendo: siamo diventate improvvisamente tutte start-up. Cosa significa questo? Significa che si è creato uno spazio vuoto improvvisamente, cioè si è liberato il gioco e ora il tema è come vai a occupare questo spazio. Quello che mi fa un po' specie, e oggi magari sono un pochino irriverente, ma mi serve per poi lanciare un po' anche il dibattito, è che mi sento dire quando torniamo alla normalità. No? Cioè, quindi l'idea di fondo è, ok, quanto ci vorrà per tornare alla normalità? Quando penso però alla normalità turistica nel nostro paese, mi vengono in mente alcuni elementi. Molto sinteticamente, il fatto che si parla sempre di prezzo e poco di valore, sembra che il concetto di valore nel nostro sistema turistico non esista come termine. Il concetto di offerta, ci siamo riempiti e ci riempiamo la bocca, passatemi un po' questa espressione forte, di concetto di esperienzialità. Poi noi andiamo a vedere l'offerta turistica che c'è mediamente e scopriamo essere un'offerta estremamente semplice, a volte quasi banale, che tende in genere all'approccio low cost, e quindi ti chiedi, ok, e questa esperienzialità e questo valore aggiunto dove si nasconde? Dov'è che lo stiamo nascondendo? Questo, tra l'altro, fa uscire il tema della collaborazione, perché quando poi parliamo di destinazioni, e oggi ci sono tante persone tra i nostri ospiti che parleranno proprio di questo, ci si chiede quanto effettivamente gli operatori sono preparati alla collaborazione e quanto stanno collaborando, perché questo poi ha un ruolo fondamentale nell'offerta. Ultimo tema, per dire della normalità, è la nostra incapacità di venderci. Credo che questo sia uno degli elementi più critici in assoluto. Siamo una nazione che è abituata, in funzione della sua grande ricchezza, ad essere comprata e non siamo così bravi a venderci. E quando sento ancora oggi, in qualche modo, qualcuno che si accanisce contro Booking.com e contro le percentuali della distribuzione, rende conto di un sistema che assolutamente non ha nelle proprie corde il concetto distributivo. Quindi E Claudio, questo è un cos'è? problema. Claudio? Mi senti Claudio? Sì. Sì. Quindi, fatta questa analisi, cosa vedi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e nei prossimi anni? Vedo la domanda, io vorrei aprire proprio questa cosa con una domanda, che è: vogliamo ritornare alla normalità di prima oppure ci immaginiamo che si possa concepire addirittura il fatto di occupare uno spazio nuovo, diverso, l'idea che si possa essere stimolatori, perché il futuro nostro, quindi questo spazio qui, lo occupiamo noi, dipende da cosa faremo noi, come questo spazio si ricostruisce. Per esempio? E quindi è, per esempio, l'idea di entrare nel tema dell'esperienza, entrare nel tema di costruire delle vere e proprie esperienze. L'esperienza è un qualcosa che trasforma le persone. E la domanda è: ma il sistema turistico italiano è capace di mettere sul campo qualcosa che trasformi le persone per dire che quel tempo limitato e preziosissimo che io occupo nel fare un viaggio è un'esperienza indimenticabile? Che mi trasforma. Mi trasforma vuol dire che resta dentro di me. Perché ogni tanto faccio questa domanda alle persone: ma cosa ti ricordi dei tuoi viaggi? E a distanza di poco tempo, il ricordo di un viaggio diventa labilissimo. Diventa,
sì, mi è piaciuto, ma poi capisci che non c'è. E qui c'è una responsabilità in chi offre il viaggio nel far sì che quell'esperienza invece diventi così straordinaria da dire: io quella volta ho imparato una cosa che me la porterò con me tutta la vita. Quindi, in sostanza, la cosa che tu dici è: dovremmo strutturare una tipologia di offerta che permetta di vivere in maniera più forte l'esperienza del turismo e quindi che ci leghi un po' di più e quindi che possa essere venduta anche a un prezzo superiore e dare qualche margine in più. Capisco bene? Assolutamente sì, perché il tema della fragilità economica è chiaramente direttamente legato al margine che l'azienda può realizzare. Più noi costruiamo valore attraverso esperienze, diciamo, rilevanti per il pubblico, più siamo in grado di marginare e ovviamente più a quel punto le aziende, il sistema in generale si struttura dal punto di vista economico. Quindi questo, io credo che questo proprio elemento che ha a che fare con la parola valore sia probabilmente l'elemento focus che chiama in causa tanti aspetti, compreso il fatto di valorizzare molto di più quello che noi abbiamo, che abbiamo una ricchezza effettivamente straordinaria, ma che raccontiamo in modo a volte anche molto elementare, molto incompleto dal punto di vista della narrazione. Siano tutti elementi, quindi collaborazione, capacità di narrare, capacità ovviamente di raccontare anche qualcosa. E qui, guarda, Filiberto, faccio una considerazione da persona che si occupa di marketing, che mi stimola molto. Noi oggi parliamo di orientamento al mercato, come ovviamente il marketing deve fare. È riduttivo per un aspetto, dal mio punto di vista. Perché? Perché nel mercato bisogna introdurre novità che vanno oltre la consapevolezza e la percezione in quel momento del mercato. Perché è lì dove tu apri porte nuove. In questo momento dove si è azzerato tutto, tra virgolette, c'è uno spazio da occupare. Bisogna avere il coraggio di lanciare anche cose che fino ad oggi nel mercato non ci sono state. Allora da lì ti giochi una partita nuova. Allora, grazie Claudio di questi punti, poi peraltro se è collegata anche Silvia Borsotti, che la chiameremo in campo dopo, Silvia Borsotti parlerà qui di ostelli, però diciamo è coinvolta in una delle società che fa il camping Bell'Italia, diciamo a Peschiera, che è un camping che fa margini del 50%, no? E quindi magari ci spiegherà anche questo tema dei margini. Però abbiamo in linea Enrico Caracciolo, che è direttore di Itinerari e Luoghi, che mi permetta di dirlo, Zor Caracciolo, è una delle riviste più interessanti di turismo che ci siano in questo paese. La cosa che volevo chiederle è che la vacanza, no, è sia esperienza, come ci diceva adesso Claudio De Montenuto, ma è anche comunità, è anche stare insieme, no? E questa idea del distanziamento rompe un po' l'idea di comunità. Lei come la vede? Allora, eccolo. Sì, ci sono. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie. E per questa opportunità e anche per questo confronto che penso sia molto fruttifero, visto le persone che partecipano, le loro competenze. Io appunto mi occupo ovviamente di comunicazione, da poco sono direttore di Itinerari e Luoghi, da 30 anni che ho fatto il freelance, per cui diciamo, ho vissuto sul campo, diciamo, l'esperienza del viaggiare e sia come esperienza diretta che come comunicatore, quindi raccontare questa pratica. Che dire, il distanziamento sociale in questo momento fa paura soprattutto a noi italiani, che abbiamo un modo di vivere, abbiamo un modus vivendi e conseguentemente anche di viaggiare che è molto legato alla compagnia. Viaggiando si incontrano tanti mitteleuropei che viaggiano da soli. La cultura del viaggio nella mitteleuropa è anche molto io viaggio da solo, una cosa introspettiva. Per noi, man mano che si scende nel Mediterraneo, anche dal punto di vista geografico, diventa per italiani, spagnoli, dove la componente latina diciamo prende il sopravvento, e viaggiare in compagnia è diciamo una pratica che fa parte del nostro modo di essere. Io penso che cerco di guardare sempre avanti,
ne parlavo l'altro giorno con Claudio proprio. Io penso che questo Covid sia un'esperienza molto forte per tutti, molto condizionante dal punto di vista emotivo, drammatica dal punto di vista economico, ovviamente non per ultimo, per primo, l'aspetto sanitario che è stato molto complicato. Penso che in questo momento noi abbiamo tracciato una linea, non noi ma gli eventi, e quando ripartiremo saremo 5-7 anni, 5-7 anni avanti. Quindi se anche io, come Claudio diceva, o come dicevi tu nell'introduzione, nelle problematiche si nascondono delle opportunità. In questo momento ci sono quelle opportunità che Claudio disegnava come degli spazi vuoti. Da qui a dire che ripartirà un turismo completamente diverso, che tutti andremo in bicicletta, che tutti andremo a piedi, tutti andremo in monopattino, sono un po' scettico, perché poi in fin dei conti queste sono passioni che, voglio dire, non è che un evento di questo genere può cambiare le abitudini di un popolo, di viaggiatori, assolutamente no. Però si aprono delle opportunità e questo è l'aspetto più interessante. Io ritengo che, innanzitutto, partiamo dai valori, perché l'Italia, rispetto a tanti altri luoghi, vale un po', come metafora mi piace sempre fare l'esempio della gastronomia. Noi in pochi chilometri, nel raggio di una provincia, abbiamo diversi modi di cucinare lo stesso prodotto. Mi ricordo in Norvegia una volta mi dissero: siete dei grandi rompiscatole voi italiani, siete importate il 99% dello stoccafisso ma lo fate in 20 modi diversi, per noi, loro ci mandano lo stoccafisso dalla Norvegia. Quindi questa varietà, questa ricchezza del nostro territorio non è ancora stata percepita, e la cosa paradossale è che l'hanno percepita di più gli stranieri. Il turista americano che 20 anni fa veniva qui a vedere Piazza dei Miracoli a Pisa piuttosto che non il Vaticano oppure Firenze, dopo tante volte che è venuto in Italia, già da un po' di tempo comincia a essere sensibile verso le realtà territoriali minori, quelle che non fanno parte dell'immaginario collettivo, dell'Italia, delle aree interne, intendo dire aree del Molise, la Basilicata, ma tutte le regioni hanno delle aree interne in Italia ancora non sconosciute, ancora non conosciute. Ecco, è arrivato il momento che noi sviluppiamo questa consapevolezza. Dico noi, io come operatore, come comunicatore, e collaboro con Itinerari dal 92, Itinerari penso sia stata, quando Paolo Fioratti fondò la rivista, era un visionario, perché già nel 92, quando io 23enne, 24enne, sono andato nella redazione per presentarmi, lui mi diceva: dobbiamo far conoscere le culture minori, dove per minori non si intende che sono meno importanti, ma meno... Caracciolo, mi permetta una domanda, gli chiedo di rispondere in maniera sintetica. Questa crisi, se capisco bene, accelererà alcuni fenomeni che erano già in corso in questo senso, quelli che lei sta descrivendo? Sì, allora, secondo me si apre una forbice. Allora, accedere a questi percorsi, come dicevo prima, è un salto nel futuro di 5 anni, secondo me, un tempo così, insomma, chiaramente non preciso, e li accelererà. E cosa succede? Che gli operatori che avevano già cominciato a lavorare sull'identità dei territori, sui valori, sulla capacità di raccontarsi, saranno in pista. Quegli operatori che aspettavano il turismo come un fenomeno stagionale che viene dall'alto e quindi deve essere semplicemente gestito, secondo me rischiano molto a questo punto, anche perché la concorrenza è molto forte. Sarà molto forte. La ringrazio moltissimo, dottor Caracciolo. Passerei a Marta Friella, che è docente di management del turismo allo IULM. Peraltro, lo posso raccontare, stavamo progettando prima di questo Covid di fare un libro sul quale stavamo discutendo il titolo. Io le avevo proposto di dire 1 miliardo di turisti, no? Perché c'era il problema dell'overtourism, era molto forte. Adesso dovremmo fare un libro, forse un turista, no? Ci scherzo un po' sopra. Ma al di là di questo elemento, Marta, lei sta conducendo uno studio su come sta muovendo il mercato all'estero, se ho capito bene. Cosa ci può anticipare? Come percepiscono all'estero questa crisi? La percepiscono come noi italiani? Torneranno a muoversi? Che elementi, cosa può raccontarci?
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Sul fronte della domanda, in questo momento è veramente difficile fare delle previsioni, e non solo per le diverse fasi in cui si trovano i paesi, ma poi per tutta la questione dei trasporti e anche, diciamo, per le ricadute economiche e psicologiche sui turisti, che al momento è sulla domanda di cui non abbiamo ancora un'idea chiarissima. E ci sono alcune ricerche, per esempio penso a quella di Sojourn della settimana scorsa, ci dicono che i trend di ricerca online e di booking sono, sull'Italia sono piatti fino al 2021, parlando dell'internazionale ovviamente. E mentre per esempio c'è qualche trend positivo sulla Grecia. E quindi pensando un po' ai nostri mercati incoming tradizionali e più importanti, quindi insomma la Germania, il Regno Unito, la Francia, allora in UK molti inglesi stanno direttamente cancellando le loro vacanze estive. I tedeschi, che per noi è un mercato fondamentale perché sono il 30% delle nostre presenze incoming e oltre 7 miliardi di euro, e allora è stato ribadito da più fonti di non aspettarsi un'estate come le altre, no a chioschi affollati e baite affollate, e addirittura i virologi hanno sconsigliato di programmare viaggi troppo lunghi fino a che non sarà disponibile il vaccino. Però si stanno, da un punto di vista di desiderio di vacanze sicuramente c'è, tant'è che un po' di segnali timidi positivi sul mercato domestico, sulle prenotazioni in Germania ci sono, insomma, in questi giorni. Poi il 30 aprile ci saranno ulteriori aggiornamenti perché anche loro hanno, insomma, la fase attuale durerà fino al 3 maggio. Marta, abbiamo visto delle foto di laghi della Baviera discretamente affollati, giusto? Quindi sì, distanziati ma affollati. No, infatti i tedeschi hanno ancora voglia di viaggiare sicuramente, e quindi appunto ci sono dei segni di ripresa sul mercato loro domestico. E poi anche altri paesi, la Francia, in Francia comunque gli spostamenti interni saranno consentiti, in Slovenia si può andare già nelle seconde case. E questo ci permetterà anche di capire le attitudini dei movimenti di questi primi turisti rispetto ai desideri di vacanza quando ricominceranno a spostarsi. E guardando un po' alle strategie degli altri paesi, ovviamente tutti quelli che se lo possono permettere da un punto di vista virologico stanno puntando sul mercato domestico, quindi siamo tutti sulla stessa barca da un certo punto, per certi aspetti, poi per altri no. E cercando di salvare almeno un pezzo della stagione estiva autunnale col mercato domestico. Però la cosa importante, che è stata accennata anche prima, è che intanto stanno lavorando molto sull'innovazione di prodotto, in termini per esempio di nuove stagionalità, di creazione di nuovi prodotti invernali dove è possibile, mettere valore nel prodotto, che è un tema che è già stato citato prima, anche perché focalizzandosi sulla qualità, anche perché è molto probabile che i turisti che viaggeranno saranno particolarmente poi disposti a pagare un premium price per avere dei servizi di un certo tipo. Quindi questo sicuramente è una cosa molto importante, e ci sono tanti, per non guardare all'Italia ma fuori come richiesto, ci sono tanti paesi che stanno lavorando in questo senso, penso per esempio a Visit Scotland e alle sue declinazioni territoriali, Inverness, eccetera, e perché tutti sono ormai concordi più o meno nel dire che quando il mercato riprenderà non sarà più il turismo di massa, ma sarà del travel redistribution e sarà social ma non sarà crowded. E quindi su questo ci sono tre aspetti fondamentali su cui bisogna ragionare e lavorare, insomma, più o meno sintetizzandoli. Uno è ragionare in termini di sistema e di prodotto a tutto tondo, che è fondamentale, già un tema che è stato citato prima, e mai più di oggi la singola struttura, ma anche il singolo attrattore, fanno parte di un sistema a destinazione, quindi questo è fondamentale. E nella stagione estiva c'è più facile adesso pensare alle spiagge, però dobbiamo anche pensare a tutto il tema delle città d'arte, e qui l'alleanza col sistema culturale è fondamentale. La Cina adesso sta riaprendo i musei,
anche con cercando nuovi sistemi innovativi per rendere l'organizzazione delle diverse attività più semplice per i turisti, quindi dando valore. Dare ai turisti comunicazioni chiarissime, univoche, iperaccessibili. E poi l'altro tema importante è che sicuramente il tema del supporto alle imprese, perché oggi l'emergenza è il cash flow, è la gestione del personale, però dove si sta lavorando bene in Europa, si sta lavorando molto sulla riprogettazione del prodotto e del servizio. E quindi anche a livello territoriale si sta cercando di sostenere, e nazionale, di sostenere le imprese non soltanto nella gestione di queste emergenze, ma di aiutarle a gestire le pratiche in modo da lasciare tempo e spazio anche alla riprogettazione di servizi, perché sono la grande possibilità e opportunità per il ripensamento del turismo, che appunto non sarà più da over tourism al lockdown e back, ma sarà qualcosa. Una cosa intermedia. Grazie molto, professoressa Friel. Vedo che peraltro in chat continuano ad arrivare molte domande, a cui risponderà alla fine Claudio De Monte Nutto, diciamo, facendo un po' una sintesi. Abbiamo in linea Silvia Borsotti. Silvia? Sì, buongiorno a tutti. Salve. Buongiorno, buongiorno Silvia. Senta, allora, lei è co-founder e presidente e direttrice generale di Meet Hostel, ma è anche legata, diciamo, al campeggio Bella Italia di Peschiera, che è una delle strutture più profittevoli, diciamo, si parlava prima di margini, che noi conosciamo, è una delle imprese champion di Italy Post. Gestite anche a Lignano il Getour, che è una delle più grandi strutture della Riviera Adriatica. Allora le farei due domande, diciamo, fondamentalmente. Una, che cosa vede muoversi sul fronte dei giovani e quindi del turismo degli ostelli, diciamo, che è un fenomeno in grande crescita, pensiamo a quanti ne hanno costruiti adesso, per esempio a Mestre, diciamo, legati al turismo di Venezia, e che cosa vede invece per il mondo dei camping, se può rispondermi anche alla seconda domanda. Sì, certo, assolutamente. Allora, diciamo che in questo momento dare delle previsioni concrete, specialmente per quest'anno, è molto difficile, perché c'è sia una parte, cioè il decremento della domanda è dovuto sia da una parte dalla legge, e da questo punto di vista ancora non sappiamo, come è stato detto prima, se riapriranno i confini, se gli stranieri torneranno a venire in Italia nel breve periodo, eccetera. Dall'altra parte c'è un discorso di psiche, che forse conta ancora di più. La vacanza, diciamo, non essendo comunque qualcosa che ti prescrive il dottore, si basa molto anche sulla tranquillità della persona. Noi, per quanto riguarda appunto i campeggi ostelli, stiamo cercando da una parte di tenere il nostro solito target, quindi stiamo lavorando molto da una parte, da un punto di vista social, stiamo facendo delle campagne marketing mirate sui nostri clienti sul 2021. Dall'altra parte stiamo anche cercando di sfruttare per quanto possibile, perché poi comunque la situazione è quella che è, le opportunità che si possono creare. Per quanto riguarda sia camping che ostelli, io vedo due tipi di opportunità. Quali sono, ecco sì, le opportunità? Esatto. Allora, secondo me, se il turismo ripartirà, da un certo punto di vista, probabilmente potremmo andare ad intercettare dei target che fino ad oggi non erano i nostri target. Innanzitutto, il nostro target italiano è del 15%, quindi è bassissimo. Ma con la situazione attuale sicuramente il turismo 2020 sarà un turismo domestico e sarà un turismo che potrebbe apprezzare nel camping il fatto di vivere in spazi aperti, perché dopo essere stati chiusi in casa per dei mesi, immagino che per una persona poter stare immersa in un ambiente all'aperto, oltre a dare una certa sicurezza, perché come abbiamo potuto comunque capire da tutte le varie linee guida, è meglio stare all'aperto. E anche da un punto di vista di uscire di casa e poter finalmente vivere nella natura. Da un punto di vista di ostelli entra in campo invece il fattore del low cost. Tra l'altro un forte limite degli ostelli per il cliente italiano è il fatto che il cliente italiano non conosce cos'è un ostello attualmente. Gli ostelli, si diceva prima, anche non so, un turismo low cost, è un turismo poco curato.
Gli ostelli adesso è un turismo low cost che ha una parte esperienziale al massimo. Sono tutti basati sull'esperienza, sul far vivere delle esperienze molto speciali al cliente. Ormai hanno tutti il bagno in camera, ormai hanno tutti delle camere molto belle, dei servizi molto belli, solo che il cliente italiano ancora non è a conoscenza di questa cosa. Quindi dal mio punto di vista, questo 2021, sempre poi tenendo presente quello che dirà la legge, perché noi possiamo anche aprire, ma se la gente non può muoversi, viene a calare questa cosa, potrebbe essere un buon modo per far conoscere al cliente domestico il camping e l'ostello, che sono due tipologie di turismo che non sono assolutamente apprezzate in questo momento dal cliente italiano, cioè perlomeno nella maggior parte. Per quanto riguarda invece il mio target attuale, ho un po' copiato le idee, diciamo, dei personal trainer, dei ristoranti che si mettono a fare, non so, le lezioni su Zoom piuttosto che la ricetta in diretta. E io ogni settimana propongo ai miei clienti o ai miei potenziali clienti che sono chiusi in casa la possibilità di ritrovarsi su Zoom e fare aperitivi con persone da tutte le parti del mondo. Tendenzialmente c'è un mediatore che sono i ragazzi, non so, che sono venuti in ostello, si sono innamorati dell'ostello, sono rimasti 2 settimane, 1 mese. C'è il ragazzo australiano, quello inglese, quello americano, il cileno, l'argentino, moderano, e chi vuole, mandandoci richiesta, può partecipare. E quindi ci si trova, non so, alle 7 di sera, o dipende poi sempre dal fuso in base ai partecipanti, ognuno con la propria birretta in mano. Il Meet, che è il mio ostello in questo caso, diventa sempre un punto di riferimento per conoscersi e per socializzare. Così, da un certo punto di vista, io comunque mantengo vivo il legame dei miei clienti alla mia struttura. Dall'altro punto di vista, sto lavorando appunto con il turismo 2021, il turismo 2020, cercare di portarmi a casa del turismo italiano e magari fargli scoprire una realtà talmente bella che magari non avrebbe mai scoperto. Senta, dottoressa Borsotti, una cosa che le volevo chiedere, riferito a quello che diceva prima la Friel, professoressa Friel. Chi viaggerà in aereo, diciamo, diamo per scontato che gli spostamenti in aereo non ci saranno, che noi viviamo molto di turismo nordico, tedesco, eccetera, che quindi può raggiungere il nord Italia attraverso l'auto. Questo favorirà, diciamo, il lago di Garda piuttosto che la costa veneta e friulana? Avete dei segnali già sulle prenotazioni che vi dicono qualcosa? Allora, io ho avuto segnali già l'anno scorso di questa cosa, ancora in tempi non sospetti Covid, ed era legato a un altro fattore, ovvero l'anno scorso ci sono stati parecchi movimenti per quanto riguarda la sensibilizzazione di tipo ecologico, e quindi già c'erano state varie linee guida delle scuole di dire non usiamo l'aereo, usiamo il pullman perché impatta di meno a livello ambientale. Ed effettivamente quest'anno per il lago di Garda sarebbe stato un anno boom, nel senso che tutte le gite, tutti i gruppi, tutti erano tornati al lago di Garda proprio per un motivo: il fatto che potevano venire in pullman e potevano evitare di prendere l'aereo, che vedevano come un mezzo molto inquinante e molto poco millennials in questo periodo. Quindi assolutamente sì. Bene, la ringrazio e passerei invece su un altro fronte a Ida Poletto, che è presidente di Abano Ritz Spa Hotel, che è una struttura di Abano, una delle più importanti strutture di Abano Terme, altro, diciamo, settore che aveva già attraversato una crisi e che adesso poi l'aveva superata, mi pare, negli ultimi anni, e ripresa. E volevo chiederle una cosa, Ida. Come dire, supponendo che i turisti saranno il 50% di quelli degli anni precedenti, cioè o il 60% o il 70%, ma saranno sicuramente meno, come si riuscirà a reggere, come dire, un'offerta? Cioè, come faranno a stare in piedi tutte le strutture
nei mesi di luglio e agosto, con un calo di domanda nell'ordine, appunto, che potrebbe essere il 50%. E voi come pensate di reagire a questa situazione? Filiberto, buongiorno e grazie soprattutto di avermi invitato. Il parterre è meraviglioso ed è pieno di stimoli. Non so se rispondere a te o rispondere a te rispondendo, come dire, rispondendo indirettamente agli interventi avvenuti fino ad oggi. Fai come vuoi. Ecco, allora la prima cosa, partendo dalla fine, è quello che ha appena detto la signora Borsotti. Silvia dice: stiamo lavorando sul turista italiano, mentre noi abbiamo sempre lavorato su quello straniero. Quindi per l'ennesima volta noi ci troveremo, a parte che lei parla già del 2021, il 2020 non l'ha neanche nominato, e secondo me ha fatto bene. Tutti quanti stiamo parlando del turista italiano. Quanti saranno questi turisti italiani che dovranno, come dire, darci del nuovo revenue nei prossimi mesi? Personalmente penso pochissimi. Perché vuoi perché hanno meno soldi, vuoi perché hanno più paura, vuoi perché hanno voglia di rivedere i propri cari, vuoi perché hanno consumato le ferie, vuoi perché vogliono solo ricominciare a lavorare, per cui sarà il primo Ferragosto in cui tutta l'Italia lavora. Vuoi, quelli che si prenderanno una vacanza saranno pochi. Quindi se tutti ce li strappiamo e tutti li andiamo a cercare e a prendere l'uno dall'altro, credo che sarà una roba non proprio facilissima. Personalmente, due cose. La prima è: io credo in un approccio democratico e di filiera e di rispetto dei turismi italiani. Ci sono delle stagioni, storicamente, tradizionalmente, ci sono delle stagioni, ma diciamo al di là del new normal, è normale che il tempo, per quanto ci sia la variazione climatica, abbia delle stagioni. Mi piacerebbe pensare che un intero turismo decida di per sé le fasi di inizio. Adesso è l'estate, lasciamo lavorare questi 2-3 mesi poveri e strascicati a chi ha il mare. Il termalismo è da sempre un turismo destagionalizzato. Lasciateci fare la nostra stagione autunnale, avendo noi completamente perso la stagione primaverile. Verrà l'inverno, io non so a quanta gente gli verrà la voglia di andare a festeggiare il Capodanno o il Natale tutti insieme appassionatamente. Quindi probabilmente la montagna, che ha larghi spazi, che ha aria pulita, che ha questa sensazione di pacificazione per i grandi orizzonti, dovrebbe essere lasciata vivere nella stagione più indicata, che sarà quella invernale. Ma Ida, questo è un Ida, ma questo qui è un ragionamento soltanto, diciamo, buonista, o tu non pensi anche che per comprimere i costi vivi convenga tenere chiuse delle strutture in quei periodi, in maniera da sfruttare al massimo il periodo in cui possono essere edilizie? Perché comunque tenere aperta una struttura costa, giusto? Personalmente io ho un albergo con 122 stanze e 70 dipendenti. Personalmente io penso di non aprire nei prossimi 2-3 mesi, sicuramente no. Io nella mia testa riaprirò il 21 agosto. Tu mi dici perché il 21 agosto? Perché ho deciso che è il 21 agosto. La cosa più che mi preme rispondere invece è quella di Claudio, che dice che il ricordo del viaggio è labile. Ha ragione, però il problema non è quello che offrono le aziende, ma è il concetto del tempo. La gente ha sempre meno tempo. Cosa vuoi si ricordi se siamo diventati tutti degli accumulatori seriali di esperienze di viaggio? 2 giorni, anzi, ci hanno detto che adesso che riapriremo nessuno farà viaggi né lontani né vicini, e comunque chi li farà vicini ci starà via poco. Quindi cosa vuoi che ricordi? Cosa vuoi bene, che ricordi? Sentiremo poi, grazie molte Ida, sentiremo poi... Scusa, io sempre, come solito, ti voglio rubare un altro momento, perché quello che qui è importante dire, soprattutto perché ci sta ascoltando, è che questo è un territorio che si occupa di termalismo. Quindi questo è un concetto che, questo sì, andrà rivisto nel new normal. E siccome tu hai detto: ma voi avevate avuto tanto tempo fa, neanche tanto, un po' di crisi, io ti dico che
ritengo, se staremo a galla, se non saremo l'ennesima startup, la vecchia, se saremo tutte delle startup vecchie, ritengo che invece questa sia una grande opportunità per il termalismo, se si riesce a non viverlo come folklore o come qualcosa di passatista. Bene, grazie molte Ida. Allora, abbiamo sentito un po' di esperti e studiosi, abbiamo sentito degli operatori. Adesso darei la parola a Lucio Gomiero, che è amministratore delegato del gruppo Promoturismo FVG e che quindi gestisce, diciamo, da città in grande spolvero, come era Trieste prima della crisi, al mare di Lignano e Grado, fino alle montagne della Carnia. E quindi ha uno sguardo completo e vorrei appunto, come dire, chiederle un po' questo, anche perché ho visto che avete attivato un dialogo molto stretto con i vostri operatori attraverso un sistema di newsletter molto interessante. Però oltre a questo, Gomiero, se mi permette, le accennerei anche un'altra questione. Ho sentito in qualche, diciamo, tra qualche operatore di regioni autonome un ragionamento che a me è sembrato un po' vecchio, e cioè, va bene, c'è la crisi, pazienza, ci penserà la provincia autonoma, la regione, eccetera, eccetera, no? Non so se lei ragionamenti di questo genere li sente anche nella sua regione, e soprattutto se non vede il rischio di un atteggiamento di questo genere da parte degli operatori, che non ci sia quella capacità di reazione, di costruire proposte nuove, come sentivo prima quelle della Borsotti, oppure adesso di Ida Poretto, che invece, come dire, si preparano a essere più competitivi nel 2021. Non era una domanda irriverente, però insomma, come l'ho sentito? Non mi sottraggo, però parto dalla prima. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io non vorrei ripetere, perché tutto quello che ho sentito come trend, come analisi, commenti, li condivido, direi, li condividiamo. Quindi io stamattina mi vorrei concentrare, vorrei cercare di convincere 100 delle 250 persone che sono collegate a venire in vacanza in Friuli Venezia Giulia. Ecco, farei questo stamattina. Quindi nel raccontare quello che stiamo facendo, più che parlare delle interpretazioni, vi faccio qualche esempio. Allora, quattro grandi mondi: montagna, spiagge, città ed enogastronomia. Per quanto riguarda la montagna, è chiaro che noi spingeremo moltissimo, perché il nostro territorio è per gran parte montano, e quindi tutti quelli che sono gli spazi, le foreste, da quelle degli abeti rossi del Tardisiano fino alle sconosciute valli del Natisone, è chiaro che passeggiate, well-being, ma anche quella che è land art all'interno delle foreste saranno all'insegna del nostro innovazione di prodotto. Noi curiosamente con Arta Terme e l'Accadia avevamo lanciato a ottobre un prodotto che si chiama Reload, quindi a ottobre, ben prima del coronavirus, che si chiama Reload, che sembra fatto apposta, perché a passeggiate, a degustazioni, a ritmi slow, aggancia anche un percorso botanico, da questo di conoscenza botanica, e quindi tutta una serie di tematiche che consente proprio una rigenerazione, un reload. Tenete presente che in Friuli Venezia Giulia c'è più della metà delle specie della flora italiana. La bicicletta Savassandir la sfrutteremo a pieno, ma soprattutto rilanceremo fortemente questo progetto che è iniziato da poco, di un circuito delle malghe che percorre tutto il confine e che da Sappada ci porta a Tarvisio. Ecco, queste sono le cose concrete di prodotto che noi stiamo spingendo sulla montagna. Sulle spiagge, quello a cui noi stiamo pensando è di gestire meglio i flussi. Noi non pensiamo che ci possano essere spiagge libere, quindi dobbiamo garantire una vacanza rassicurante, una vacanza che poi sia una vacanza sulla sabbia e in acqua, ma che sia ancora una vacanza piacevole. Quindi stiamo lavorando per gestire meglio i flussi, quindi conoscere i turisti che arrivano, diciamo tracciarli, diciamo gestirli, proprio perché questo secondo noi è un tema che potrebbe fare di grande rassicurazione, soprattutto se si riaprono le frontiere. Le città, gli eventi non si potranno più fare, quelli grandi, però stiamo lavorando su alcuni fronti che combinano come quello che è il digitale, a cui ci siamo mai abituati, con queste Zoom, con queste GoToMeetings, eccetera, per cui combineremo il digitale con quello che poi saranno gli eventi. Quindi
Pordenone legge, avremo questo mix che sapientemente gestiremo, ma questo anche per le visite al castello di Miramare. Quest'anno noi avevamo Udine, città del Tiepolo, 250 anni della morte, con una serie di celebrazioni, alcune le stiamo realizzando, le realizzeremo in digitale, poi a ottobre speriamo di riuscire a fare il grande evento. Chiudo, l'enogastronomia, la ristorazione è la sfida più complicata, quindi siamo ancora più prudenti, però da un lato ci sono idee meravigliose per arrivare anche a distanziare i tavoli, ma soprattutto magari a pensare a fornire il menu su dei tablet in modo da evitare e fare tutta la transazione online di ordine, pagamento e quant'altro. Dall'altro, in maniera anche più naif, si sta pensando semplicemente di riallenare i camerieri a ricordare a memoria il menù e di raccontarlo magari in una maniera più carina. Quindi si può estremizzare da un punto all'altro. Ecco, questo è un po' il palinsesto con cui ci stiamo muovendo. Ho detto, ho preferito fare degli esempi perché comunque le analisi e i trend sono quelli che avete raccontato prima. Senta una cosa, Gomiero, però le volevo chiedere due cose. Una era anche una domanda che ho visto scorrere in chat. Sì. Che segnali avete voi da parte del turismo, come dire, soprattutto austriaco-tedesco? E poi quando riapriranno le frontiere per permettere eventualmente di venire? Avete qualche notizia? Allora, no, notizie su quando riapriranno le frontiere, no, anche perché il tema delle frontiere, ci sono due livelli, c'è un livello che ovviamente è quello centrale, il Ministero degli Esteri, c'è un livello che potrebbe essere più locale, però vanno in sequenza. Quello che noi dobbiamo evitare come Italia è di rimanere chiusi quando altri apriranno, perché i corridoi tedesco-austriaco che aggira verso la Slovenia e arriva poi in Croazia è un corridoio che si sta perseguendo. Quindi noi quello che faremo è comunque di iniziare ad essere su dei tavoli, e quello che noi speriamo e auspichiamo è che le frontiere si possono riaprire. Saranno dei flussi controllati, però controllare dei flussi dall'Austria sui varchi è più facile che non controllare un flusso fra le regioni italiane da questo punto di vista. Quindi il nostro auspicio, ma credo sia emerso anche prima, che si possa trovare una quadra. A noi, al turismo italiano, al turismo di questa parte d'Italia, del nord-est, serve più che mai i bavaresi, gli austriaci, i carinziani. Avete segnali di disdette? In questo momento noi abbiamo poche disdette. Noi abbiamo lavorato per fare in modo che il tema della disdetta, il tema del voucher, fosse un qualcosa che venisse rinviato nel tempo, e quindi abbiamo chiesto di pazientare. I tour operator sono diventati molto pazienti e quindi le disdette ci sono, ma sono ancora poche. Noi confidiamo di avere per i primi di maggio una maggiore chiarezza. Ecco, il fatto che i tour operator siano stati resilienti e quindi che le cancellazioni siano poche ci portano ad essere fiduciosi. Poi non tutto potrà riaprire da maggio o da giugno, ecco, però puntiamo a fare bene luglio, puntiamo a fare bene agosto, puntiamo a lavorare su settembre. C'è un sistema di grande affetto che ci arriva, e credo che arrivi a tante località da parte dell'Austria, da parte dei turisti tedeschi, con disegni, mail, eccetera. Sì, questo è un fenomeno che sta accadendo ed è molto bella. Molto bella. Le rubo solo un secondo per la risposta a quella che l'avevo fatto, diciamo. Sì, ho promesso che non mi sottraevo. Allora, dal mio osservatorio non ho visto imprenditori che si siano seduti ad aspettare. Ho visto imprenditori preoccupati, ho visto ovviamente anche imprenditori, abbiamo visto smarriti, però noi abbiamo fatto questo lavoro che diceva lei, di grande connessione con il territorio. E noi li abbiamo tenuti tutti vicini, nei diversi ambiti, le spiagge, la montagna, l'enogastronomia, e quindi questo ci ha consentito, come dire, di essere in attesa, ma in attesa marciavamo sul posto. Adesso siamo pronti a ripartire, quindi in questo momento siamo tutti pronti a lavorare. È chiaro che non credo che tutti riapriranno, qualcuno tatticamente perché non già aveva previsto, qualcuno perché comunque ritiene di dover fare altro,
però non c'è nel mio osservatorio un atteggiamento, diciamo così, resto chiuso e chiedo il finanziamento, sovvenzionamento regionale, statale o quant'altro. Almeno fino ad oggi è così. Bene, e ci auguriamo, diciamo, che continui così. Grazie Gomiero. Passerei a Cristina Rore, che è un'albergatrice, ma è anche vicepresidente del Consorzio Turistico di San Vincent. Quindi siamo, diciamo, dall'altra parte, diciamo, del fiume Po, ecco. Cristina, è protagonista non solo del rilancio di una struttura alberghiera, quella che gestisce, ma anche con la sua collega presidente del consorzio, di un rilancio della destinazione turistica basato proprio sui concetti di riappropriazione del rapporto con la natura, che è uno dei punti di forza di quelle forme di turismo che immaginano la vacanza anche come occasione per ritrovarsi. Ecco, cosa sta, diciamo, accadendo in Val d'Aosta, e poi, approfittandone della vicinanza, che cosa vede accadere dall'altro lato delle Alpi, diciamo, quindi in Francia? Buongiorno a tutti e ringrazio anch'io per l'invito a questo tavolo. Dunque, noi siamo appunto in Val d'Aosta e in una località un po' particolare, che è una località di media montagna. Siamo a 550 metri sul livello del mare, quindi non siamo considerati né località sciistica, siamo un po' in una zona un po' particolare. Stiamo lavorando da un paio d'anni, soprattutto invitati e spinti dalla regione, dall'assessorato al turismo, al lancio di un nuovo prodotto che si chiama Cammino Balteo. Praticamente è stato ipotizzato e adesso anche realizzato un percorso di 280 km che fa un anello nella vallata centrale della Valle d'Aosta. Il concetto di riappropriazione dell'avvicinamento alla natura, di rivalutare quelle che sono le opportunità del nostro territorio, lo stiamo affrontando da circa un paio d'anni, e noi proprio come località Saint Vincent abbiamo pensato di essere i referenti indicati per questo tipo di prodotto, perché abbiamo un territorio che può essere fruito 365 giorni all'anno. Stiamo lavorando appunto alla creazione di questi pacchetti che sono molto nella direzione delle descrizioni che hanno dato prima Claudio e gli altri partecipanti precedenti. L'obiettivo è quello appunto di rivolgerci a un target nuovo di clientela, ricostruire proprio completamente l'immagine del nostro territorio e scommettere su quello che potrebbe essere un turismo che noi al momento non conosciamo. Diciamo che ci sentiamo fortunati perché eravamo già pronti a fare questo, tant'è vero che siamo proprio all'avvio della creazione dei pacchetti, probabilmente nel giro di un paio di mesi nel giro di un mese inizieranno anche le campagne marketing. Queste attività sono per noi completamente nuove, perché noi viviamo in un luogo che non è abituato a fare questo tipo di marketing diretto. Mi riallaccio al discorso del Friuli Venezia Giulia di prima, noi siamo sempre stati abituati al fatto che la regione pensasse a noi. Invece in questo momento siamo noi gli attori di quello che vogliamo diventare. Invece, per quanto riguarda la questione della Francia, io ho sentito dei colleghi di Chamonix e mi dicono che anche loro sono esattamente nella nostra stessa situazione. Probabilmente lì apriranno allo sport all'aria aperta già nei prossimi 10 giorni, mentre le attività commerciali e il turismo fino a metà giugno, fine giugno, non apriranno. Però, diciamo, il fatto di essere, come dire, in un'area di montagna di questo tipo dovrebbe relativamente avvantaggiarvi, perché non avete grandi concentrazioni di persone. Allora, questo sì, sicuramente, anche se questo errore purtroppo l'abbiamo già fatto quest'inverno con gli ultimi giorni della stagione sciistica, dove abbiamo invitato i turisti a venire a sciare qui e non eravamo pronti. E infatti siamo una delle regioni più colpite dal virus in percentuale alla popolazione residente, e quindi immagino che questo errore non lo faranno più a livello di comunicazione. Si tenderà a comunicare la possibilità di venire qui, di fruire degli spazi aperti con le giuste cautele. Sì. In più, quello che diceva prima Ida, relativamente alle stagioni, noi siamo molto 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 preoccupati per la stagione invernale, proprio perché abbiamo visto quello che è successo. Beh, sì, esatto.
con l'apertura degli impianti sciistici, sinceramente non so se che cosa succederà, non so nemmeno se apriranno quest'inverno gli impianti sciistici. Andiamo un passo alla volta, cerchiamo di passare l'estate e poi ci porremo il problema dell'inverno. Stefano Ravelli, lei è direttore dell'azienda per il turismo Valsugana, che significa quella parte del Trentino che vede i suoi punti di forza nei laghi di Levico e Caldonazzo, in quella straordinaria esperienza di turismo culturale contemporaneo che è Artesella, che è una delle cose di cui parlava prima anche Gomiero, e nell'area di Lagorai. Voi siete stati una delle prime località ad acquisire una certificazione di sostenibilità molto, molto importante. Volevo chiederle due cose. La prima, se il tema della sostenibilità è un tema che verrà dimenticato, oppure se al contrario, come mi pare dicesse prima la dottoressa Borsotti, non invece sarà uno di quei fattori che diventerà sempre più importante. E anche a lei volevo chiedere, come appunto prima i suoi colleghi sempre di regioni autonome, se non c'è il rischio degli operatori di dire vabbè, quest'anno chiudiamo e poi si vedrà, insomma. Allora, intanto buongiorno a tutti, è un piacere essere qua anche perché vedo che c'è un'unità di intenti, quindi chi mi ha preceduto conferma che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Prima domanda in maniera puntuale, la sostenibilità per noi diventa il centro della rinascita, quindi innovazione di prodotto parte tutto attorno a questo, quindi ripartiamo dall'essenziale. Mi piaceva molto quanto diceva anche Carniani in precedenza del valore che noi troppo spesso non conosciamo quello che il territorio offre. Quindi anche qui vorrei introdurre due nuovi concetti, che è quello di, in questa logica di sostenibilità e quindi coinvolgimento di tutto il territorio, ma ad iniziare proprio dai residenti. Quindi stiamo facendo delle attività di formazione, di coinvolgimento e di sensibilizzazione dei residenti da un lato, perché abbiamo anche una difficoltà, anticipiamo una difficoltà, se saremo poi pronti nel momento in cui si riapriranno l'ospitalità turistica, quindi quando arriveranno qua i turisti, se noi residenti siamo disposti anche a riceverli a braccia aperte o se invece li guarderemo con sospetto dopo essere stati chiusi in casa per tanti giorni. Altro tema, anche qui, è di una sensibilizzazione nei confronti dei giovani. Stiamo lavorando tanto anche nella formazione, anche a distanza in questo momento qua. Nei confronti dei giovani abbiamo lanciato un progetto molto interessante che è Ospitalia, che cerchiamo di condividere ed allargare anche a livello nazionale. Quindi anche qui i giovani al centro, perché sono i primi che capiscono l'importanza dell'ambiente. La sostenibilità anche per noi è un primo grandissimo risultato e quindi un traguardo, dall'altra parte diventa un punto di partenza perché ci stiamo nuovamente rimettendo in discussione tutto. Ecco che la catena dell'Agorai, con una realtà incontaminata, con un bassissimo carico antropico, diventa un grandissimo valore aggiunto. Abbiamo dei progetti che, di ospitalità, tipo quello di Vacanza in Baita, che già era diventato un emblema di andare a vivere a stretto contatto con la natura, diventerà uno di quei filoni da poter lanciare e sviluppare, e i concetti che sono stati detti in precedenza sono quelli che sui quali stiamo puntando anche noi. Quindi sul fatto di avere un ambiente sano, dove avremo un distanziamento che è un distanziamento naturale. Lo stesso ragionamento si sta ragionando tanto anche con le terme, e quindi anche qua il fatto di essere immersi poi nella natura, di un benessere naturale. Quindi tutto declinato in questa logica di sostenibilità, con una presa di coscienza di quello che effettivamente abbiamo di buono, che troppo spesso non conosciamo. Relativamente anche alla seconda domanda, per poi ritornare ancora sulla prima, io vedo gli operatori che sono estremamente preoccupati. Sono preoccupati, prima erano preoccupati per capire se il mercato di riferimento si muove o non si muove, oggi sono molto preoccupati anche sulla definizione di quelli che saranno i nuovi criteri per poter ripartire. Quindi anche qui ci siamo attivati anche noi come sistema a dialogare con tutte le categorie, con l'azienda anche sanitaria, per fare in modo di creare dei disciplinari che siano in grado di tutelare al massimo l'ospite, quindi metterla in sicurezza, dall'altra parte che non siano un ostacolo insormontabile da parte degli operatori che oggi si trovano in carenza di liquidità. E quindi questi sono i temi. Ultimo elemento che vorrei evidenziare è proprio il concetto del valore. Qui dobbiamo riappropriarci della nostra identità e della nostra tradizione.
faccio un esempio, stavamo ragionando con i rifugi, altro tema particolarmente interessante perché valorizziamo quindi il turismo all'aria aperta, però altamente preoccupati perché le strutture sono piccole e quindi avremo delle difficoltà anche per normative, per garantire un distanziamento richiesto. Però dall'altra parte ritornare un po' ancora alle origini, quindi alla nostra tradizione, invitare l'ospite a portarsi la sua gamella, ovvero il suo recipiente, per poter arrivare anche qui al rifugio, godere della natura e poi magari mangiare all'aperto nel luogo dove lui preferisce. Anche questi sono temi sui quali stiamo lavorando con tutti gli interlocutori. Quindi non ci dimentichiamo di nessuno. La sostenibilità è il grande valore perché non è un'autocertificazione, ma qui vengono rispettati i 17 obiettivi della sostenibilità e credo che questo sia un trend che quest'anno... Siete la prima località turistica che ha questa certificazione, o sbaglio? Siamo l'unica a livello mondiale oggi che ha ottenuto questa certificazione secondo gli standard del GSTC, Global Sustainable Tourist Council, che è partecipata anche da parte dell'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite. Bene, grazie Ravelli. Veloce perché appunto abbiamo 15 minuti, quindi diciamo siamo giusti nei tempi. Poi in realtà vedo che sono già arrivate 29 domande, cioè quindi non credo che riusciremo a rispondere a tutti, però magari chiederò agli interlocutori nei prossimi giorni se vogliono scriverci dei pezzi per il nostro Venezia Post, eccetera, eccetera, in maniera tale da tenere vivo questo dibattito e poter rispondere in maniera articolata a tutte queste domande, anche perché agli oltre 260 partecipanti che ci sono stati, diciamo, regaleremo per un mese, un piccolo omaggio, diciamo, l'accesso al Venezia Post. Patrick Romano, lei è Managing Director di Bologna Wildcom. Le DMO hanno un ruolo centrale in questo momento perché fanno sintesi tra i diversi portatori di interessi. Dal suo osservatorio, quali sono le prospettive e come dobbiamo attrezzarci? Poi Bologna, diciamo, è una città particolare, non ritenuta di quelle turistiche come Firenze, Venezia, Roma o Milano. Sì, buongiorno a tutti. Grazie. Sì, le DMO non sono solo i soggetti che fanno brochure, siti internet, ma si occupano di governance del turismo. Quindi in questo momento, secondo me, ricoprono un ruolo molto importante, appunto di sintesi tra i vari soggetti del territorio. Poi noi siamo una DMO particolare perché sui 14 milioni di euro di fatturato che abbiamo, 80% sono di ricavi propri. Quindi per noi questo momento è ancora più impattante. Per quanto riguarda come ci stiamo muovendo, condivido molte delle analisi. Noi da subito abbiamo attivato un'attività di crisi, ma quella l'avevamo già prevista nei nostri piani. Stiamo lavorando sul rilancio, sia tentando di capire a livello nazionale e internazionale cos'è che si muoverà prima. Condivido quanto è stato detto precedentemente, ormai tutti siamo orientati sul mercato nazionale, ma non è infinito. Mi sembra che questa cosa del mercato nazionale sia stata un po' una prima reazione a caldo, giusto per tirarci sul morale. Adesso in maniera un po' più razionale stiamo tentando di capire cosa succederà nei prossimi 12-18 mesi. Stiamo lavorando molto sulla riprogettazione di tutto il nostro ecosistema digitale, ma soprattutto in termini di rilancio stiamo lavorando molto in un tema di ascolto degli operatori del territorio. Abbiamo anche noi lanciato dei webinar, però in webinar molto tecnici che servono soprattutto ad ascoltare come il territorio e come gli operatori economici si stanno muovendo. Perché comunque sì, in questo territorio, come penso in tutta Italia, si stanno muovendo molto. E arrivano sollecitazioni, arrivano idee, ma soprattutto è anche un momento per far squadre e soprattutto è anche un momento con gli operatori del territorio per avere anche un attimo di calma e condividere dei progetti che magari con la frenesia della vita normale non è possibile. In modo particolare però stiamo ragionando a quello che possono essere i modelli futuri di fruizione turistica, perché alla domanda ci sarà una normalità come prima, una nuova normalità, secondo me noi non abbiamo scelta, cambierà il modo di fruizione turistica. Noi, come diceva lei, siamo una destinazione turistica da un punto di vista leisure nuova, perché diciamo il turismo leisure è iniziato a Bologna a essere un elemento importante a partire dal 2010 con l'introduzione della tassa di soggiorno. Prima
una persona veniva a Bologna o per studiare o per curarsi o per venire ad una fiera o un congresso, mentre invece adesso il turismo leisure ha superato il turismo business e il 55% dei nostri turisti sono stranieri. Abbiamo sempre, negli ultimi 2 anni, diciamo che il nostro piano strategico ha un titolo molto semplice, che il turismo deve vivere in equilibrio col territorio. Secondo noi questo titolo deve essere un po' la guida per il futuro. Io condivido l'espressione che noi siamo tutti delle start-up, siamo però delle start-up con una memoria storica, un giorno anche si addice a questo tipo di affermazione, per cui noi dobbiamo partire con un nuovo modello manageriale ma con una memoria storica da dove arriviamo. E su quello noi stiamo lavorando su 3 aspetti. Il primo aspetto, ecco, dottor Roman, le chiederei di essere molto sintetico per stare sui tempi. Sì, velocissimo. I 3 aspetti. Il primo è la destinazione urbana. Una persona ci sta 72 ore, quindi ci saranno meno turisti. Noi in queste 72 ore dobbiamo essere in grado di dargli più servizi, più qualità, più prodotto per fargli lasciare più ricchezza al territorio. Lì bisogna usare tutti gli strumenti di digitalizzazione, coinvolgendo i vari operatori del settore, ma non digitalizzazione fino a se stessa, ma di digitalizzazione per dare un servizio. Bisogna lavorare sul tema, poi stiamo lavorando sul tema dell'outdoor, perché tra Bologna e Firenze vi è un enorme parco naturale che è l'Appennino, sì. E come dico sempre, per concludere, tu da Bologna a Firenze puoi andarci in maniera rapida col treno, ci metti mezz'ora, in maniera media con l'auto e ci metti 1 ora, in maniera slow attraverso un cammino e ci metti 5 giorni. È un cammino, è un po' la sintesi dell'esperienza turistica italiana. Scusate. Bene. Se sono stato troppo lungo. Grazie. No, grazie, grazie mille, era molto interessante. Passiamo appunto dall'altra parte dell'Appennino con Giancarlo Carniani, che gestisce 4 alberghi importanti a Firenze, ma è anche Italian Analyst di Focusrite. Dal suo osservatorio, cosa accadrà alle città d'arte? E considerato che lei ha esperienza con il turismo americano, che mi pare copre il 40% della sua clientela, che segnali ha da oltreoceano? Immagino non incoraggianti. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno. Saluto il dottor Romano, esatto, sono dall'altra parte dell'Appennino, magari ci incontriamo nel Mugello. Sì, abito in Mugello, per cui ecco, perfetto. Possiamo assolutamente incontrare in cima al territorio. Allora, parliamo un po' di città d'arte invece. La situazione delle città d'arte è oggettivamente molto molto complicata. Diciamo, noi non abbiamo le possibilità come le località di vacanza ancora di strutturare mentalmente una ripresa che sia nel breve, insomma, e che si possa anche basare sul mercato interno. Voi pensate, insomma, dai dati, i dati che Camera di Commercio ha dato ieri per Firenze, nella nostra città si prevede un calo di presenze oscillante tra il 75 e l'85%. E perché ci sono stati i primi 2 mesi dell'anno, altrimenti era quasi del 95. Basta vedere la situazione degli aeroporti, insomma, molti degli aeroporti italiani sono ancora chiusi, hanno prospettive di ripartenza molto molto lente, quindi il mercato internazionale oggettivamente per noi molto basato sul Nord America, come abbiamo detto, è di lasciar perdere il 2020 e concentrarci oggettivamente su una ripartenza che sarà nel 2021. Ripartenza sicuramente ci offrirà delle innanzitutto bisogna organizzarsi per far sì che le aziende ci arrivino tutte al 2021, che è un percorso molto lungo e molto complicato. Quante ne arriveranno secondo lei? Adesso realisticamente. Ma io sono comunque ottimista, nel senso che gli alberghi hanno mura e rimangono lì. Vedo molto difficile più la situazione di piccole strutture e degli appartamenti. Già sta succedendo, per esempio, a Firenze, come a Venezia e come a Roma, sapete, c'era stata un'esplosione incredibile di affitti extra alberghieri, in particolare di appartamenti. Loro molti si stanno già riconvertendo all'affitto a lungo termine, quindi credo che quando
il turismo tornerà, si troverà una situazione molto molto diversa rispetto a quella di, prima. E quindi porterà l'overtourism di cui abbiamo parlato per anni, insomma io ho partecipato a non so quanti dibattiti, perché Firenze e Venezia erano fra le due città più in qualche modo sotto osservazione. Non lo rivedremo, appunto, come dice il titolo di questo webinar, per un bel po'. Ci sarà un nuovo sicuramente tipo di turismo. Negli Stati Uniti, devo dire, questo un po' mi conforta, le indicazioni sono per una forte voglia di tornare a viaggiare come prima. Quindi i tour operator mi dicono che in realtà hanno riprogrammato la stagione 2021 come la precedente, che hanno segnali di buona ripresa quando si potrà ricominciare a viaggiare in totale sicurezza. La domanda è quando si potrà ricominciare a viaggiare in totale sicurezza, però devo dire che un altro segnale di ottimismo mi è stato dato un paio di giorni fa. Ho partecipato a un webinar con Francesca Benati, che è una delle direttrici Europa di Amadeus, quindi una grande multinazionale, e ci spiegava come gli aeroporti in realtà si stanno attrezzando, sono quelli che tecnologicamente saranno molto più veloci nel riattrezzarsi, probabilmente più veloci di quello che noi pensiamo. Per gli alberghi il discorso è un po' diverso, perché tra le strutture fiorentine credo che pochissimi apriranno in fase 2, perché ritengono che non abbia senso adottare tutte le misure di distanziamento, plexiglass e quant'altro, per poi non avere di fatto clienti, perché noi non abbiamo la speranza che i tedeschi o gli austriaci in qualche modo prendano la macchina e vengano a Firenze, perché sono comunque marginali per quanto riguarda il nostro turismo, anche se è un'opportunità anche per noi ripensare un po', di dipendere un po' meno dal mercato americano e da aprire nuove strade per il nostro futuro. Mi fa piacere che abbiate tutti preso l'idea che siamo tutte delle start-up, è una cosa che mi è venuta in mente, perché quando tu vedi un settore completamente a zero da tutte le parti, aerei, navi da crociera, tassisti, alberghi, tu dici, siamo delle start-up. Ci sono anche strutture che stanno pensando in questo modo cercando di pensare di utilizzare questi mesi per rivedere totalmente i loro modelli operativi, per rivedere probabilmente anche i loro modelli distributivi, perché io credo che cambieranno tante cose anche nella distribuzione, quando la distribuzione ripartirà. Dottor Candiani, le faccio una domanda a quale chiedo una risposta rapida, sempre per una questione di tempi. Concorda con me che il turismo delle città d'arte sarà purtroppo e drammaticamente l'ultimo a ripartire, e quello che subirà probabilmente i danni più rilevanti? Assolutamente sì, purtroppo concordo. Purtroppo. Io ce n'ho, non sono quattro, sono tre gli alberghi sulle città d'arte, l'altro per fortuna è all'Isola del Giglio, per cui lì qualche possibilità di ripartenza c'è. Ma le città d'arte saranno duramente colpite da questa cosa, e tutte le prospettive sono su un anno da adesso, sulla primavera del 2021. Sì. Sì, no, lo dicevo perché mi pare di capire che mare, montagna, qualcosina riusciranno il lago a sopportare, mentre le città d'arte, proprio anche per il fatto, come dire, mi conforta questa cosa che diceva sulle compagnie aeree e sugli aeroporti. Però, come dire, l'impressione è che saranno gli ultimi mezzi di trasporto che si attiveranno in maniera piena. La ringrazio molto. Andiamo con l'ultimo, diciamo, degli interventi previsti, e poi chiederò a Claudio De Montenuto di provare a rispondere a qualcuna delle domande, perché sono veramente tantissime. E darei la parola a Riccardo Della Torre, che è direttore della Fondazione Think Tank, ed è editorialista di Venezia Post, la nostra testata che si occupa in particolare delle Venezie. Proprio l'altro giorno, alcuni giorni fa, la settimana scorsa, Riccardo, hai posto il problema appunto di come sarà il turismo. Abbiamo scelto il titolo che avevi dato tu, diciamo, al tuo editoriale per discutere di questi temi.
dopo aver sentito tutti, che cosa ti senti di dire, diciamo? Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto per l'invito. Ma io volevo cominciare appunto a provare a bozzare una prima sintesi basata un po' su tutto quello che è emerso finora. E vorrei provare a costruirla su tre parole chiave che sono emerse con più forza durante questo incontro. La prima è fragilità, la seconda è valore e la terza è opportunità. Si è parlato di fragilità perché ovviamente, lo ricordava anche Claudio De Montenuto nell'introduzione, in realtà la fragilità del turismo non la scopriamo oggi, nel senso che se pensiamo a quanto, soprattutto qui a Nord-Est, il turismo si è esposto a imprevedibili fino a un certo punto eventi meteorologici, pensiamo al recente passato, la tempesta Vaia, l'acqua alta molto, molto importante del novembre scorso di Venezia, ci aveva già rivelato appunto il fatto come anche destinazioni caratterizzate dall'overtourism come Venezia in realtà poi fossero soggette a repentini cambi della domanda. Cambi della domanda legati all'elemento emotivo. Si è parlato molto di emotività oggi. Di fatto stiamo interpretando un po' l'evoluzione della domanda futura sulla base della reazione emotiva che tutti noi, viaggiatori turisti, andremo a sperimentare. E qui purtroppo c'è da considerare anche un elemento negativo che, di cui non si è parlato oggi, ma che comunque va tenuto presente, che riguarda un po' future ripercussioni negative del turismo nel momento in cui le strutture turistiche e le destinazioni sperimenteranno in prima persona questa emergenza sanitaria, nel senso che per fortuna nessuna struttura ricettiva, nessuna destinazione, nessun evento particolare ha vissuto in prima persona un focolaio o una situazione del genere. È chiaro che in prospettiva si potrebbero scatenare reazioni che ad oggi non siamo in grado di valutare in caso appunto di situazioni di questo tipo, con strutture ricettive messe in quarantena piuttosto che con ripercussioni sulle destinazioni, quindi non solamente sulla struttura in questione, ma anche sulle strutture dei competitor e sulla destinazione nel complesso. Però, insomma, partendo da questo elemento, diciamo, di fragilità negativo, abbiamo parlato molto di reazione in questa mattina, soprattutto in termini di due concetti, il concetto di valore. E credo che appunto mi è piaciuto molto sentir parlare dagli operatori turistici di futuro legato alla creazione di valore sia per le imprese e sia per i territori. Sicuramente centrale il tema della sostenibilità, lo ricordava Ravelli tra gli altri, è un elemento su cui chiaramente si può ripartire per il futuro. E chiaramente quali opportunità allora si aprono, per chiudere anche insomma in maniera così positiva la riflessione di questa mattina. Abbiamo parlato di opportunità per imprese, abbiamo parlato di opportunità per territori. Sicuramente dal punto di vista delle imprese, lo ricordava anche Silvia Borsotti, probabilmente l'occasione è quella di imprese che si aprono a nuovi target, nuovi tipi di turisti che non conoscevano l'impresa o il prodotto più in generale o addirittura la località in questione. E qui chiaramente si aprono delle prospettive sicuramente interessanti. La sfida per le imprese è importante, è difficile, ma chiaramente va presa sicuramente. La questione dei territori è una questione, secondo me, un po' più delicata. Allora, sicuramente, e qui vengo incontro anche un po' alla richiesta di Roberto Zovico, volevo dare appunto, darò un contributo nelle prossime settimane sul tema delle opportunità per i territori. Le aree interne, i piccoli borghi, i musei sicuramente potrebbero essere i più vantaggiati, anche per la questione legata al distanziamento naturale di cui si parlava questa mattina. Attenzione però, qui c'è un'opportunità, ma non dobbiamo lasciarcela sfuggire. A cosa mi riferisco? Tutti quei piccoli comuni, le aree interne di cui si è parlato tanto, anche in termini forse eccessivamente retorici negli anni scorsi, oggi hanno l'opportunità di intercettare nuovi target di turisti. Ma non è che i piccoli comuni da soli possono cogliere queste opportunità. Quindi chiaramente la sfida va spostata di livello. Le IPA, i GAL, le unioni di comuni, comunque tutte quelle realtà in grado di progettare in maniera sovralocale, con una logica di area vasta, possono cogliere
cogliere questa opportunità. Opportunità legate sicuramente a tipologie di turismi particolari, i percorsi, il cicloturismo, l'escursionismo, e in che modo qui si può intervenire. Si può intervenire secondo una logica appunto che è quella del percorso. La logica di area vasta è fondamentale, perché se noi costruiamo un percorso troppo limitato, viene meno quella domanda aggiuntiva di vitto, di alloggio, di servizi, che è proprio quella che ci può permettere invece di dare un'economia anche a livello locale che sia in grado di sostenere appunto quelle che sono le aree interne, creare appunto delle economie locali in grado. Sì, sì. Riccardo, siccome dobbiamo concludere, diciamo, mi pare che quello che tu ci hai detto nella sostanza, soprattutto negli ultimi passaggi, sia che dobbiamo costruire una fortissima alleanza, cioè così come gli operatori devono reinventarsi, così come ci raccontava la Borsotti, gli altri operatori, la Poletto e così via, i territori a loro volta devono fare la loro parte e devono farla superando tutte quelle logiche che li hanno paralizzati negli anni scorsi, e ragionare molto in termini di aree vaste. È così, giusto? Certo, sicuramente. Bene. Questo è il salto che i piccoli territori devono fare, perché se noi pensiamo a tutti quei turismi minori, al turismo slow, al turismo lento, dobbiamo considerare che sono comunque turismi che hanno bisogno, sembra un controsenso, ma hanno bisogno di infrastrutture, nel senso che alla fine un percorso ciclabile, ma anche un sentiero, anche un'ipovia, una via d'acqua, è comunque una necessità di infrastrutturazione. E qui appunto mi piace molto un po' il riferimento a cui faceva Gomiero su quei progetti prodotto che sono in grado di avere proprio una visione per il territorio, diciamo, sovralocale, che può permettere appunto questa alleanza tra imprese e istituzioni per cogliere queste, diciamo, opportunità che si presenteranno sicuramente nei prossimi. Riccardo, ti devo interrompere. 35 domande, impossibile rispondere a tutti, come vi ho detto magari cercheremo di tenere il dibattito aperto su Venezia Post a tutti voi. Claudio De Montenuto, provi a rispondere a un po' di queste domande, perlomeno a quelle più di senso, in 3 minuti. Sì, guarda, faccio un lavoro, Filiberto, un po' una sorta di sintesi di tutto, perché le domande erano diverse, e marcando quelli che secondo me, un po' anche sulla scorta dell'esperienza che facciamo come Starting Four, quindi di incontro con gli operatori, i territori, secondo me sono un po' quelle centrali. La prima considerazione è: il mercato è libero. Quindi qui ci vuole la capacità, la determinazione imprenditoriale di occupare uno spazio. Non esistono spazi garantiti, non esiste qualcuno che ti dice oggi tu fai una cosa, domani fai un'altra. Il mercato è libero. Chi occupa lo spazio vince. Punto. Questa è la dura realtà del mercato. Quindi dal punto di vista dell'approccio, questo deve governare. Bisogna avere le idee chiare di dove si vuole arrivare, come operatori e come destinazioni, ovviamente. All'interno di questo c'è qualcuno che chiede il rapporto pubblico-privato. Noi siamo convinti che è il privato che detiene un obiettivo di strategia. L'ente pubblico deve assecondare la volontà del privato. Il problema è che se il privato è debole come sistema e non riesce a entrare in rete, ecco che a quel punto il rischio è che ognuno vada per la propria strada, non si riesce a collimare. Quindi a chi chiede cosa fa il pubblico, la mia risposta è no, che cosa fa il privato e che cosa chiede il privato al pubblico. Questo lo dico con grande forza, questa cosa qui, rispetto a chi fa questo tipo di domanda. E vengo a quello che diceva Riccardo. Sì, le piccole realtà sono la novità dell'offerta turistica italiana. Sono anche per gli italiani la novità dell'offerta turistica italiana in questo momento qui. Il punto è che se non mi faccio conoscere, non riesco a creare valore sulla mia offerta, rimango nascosto. Nessuno mi troverà mai. Quindi c'è un'opportunità, ma ancora una volta ci vuole una grande determinazione perché questa opportunità si possa cogliere. Allora, la piccola destinazione, se non si connette in rete con altre destinazioni, fa fatica. E quindi questo è, secondo me, un elemento importante. Qualcuno chiedeva poi sul tema del fatto che il turismo allora deve diventare elitario, oppure si chiedeva ad esempio il turismo delle famiglie. Qui non esiste una legge né per il fatto che sia elitario,
identitario né per il fatto che debba essere per famiglia o campo. Ognuno deve trovare la propria strada, ogni destinazione deve fare scelte. Credo che l'elemento, uno dei punti deboli nel nostro modo di fare turismo è che non siamo capaci di fare scelte. Fare scelte di cliente. Io oggi ancora, quando trovo degli operatori a cui chiedo ma che tipo di cliente vuoi dentro la tua struttura, mi sento dire ma in fondo qualunque va bene perché basta che entri. Cioè questa è una cosa che non esiste più, cioè è un qualcosa che non incontra più gli orientamenti. E qualcuno poi mi chiedeva, e chiudo con questo elemento perché prima un po' si è parlato e credo che sia importante, un esempio di esperienza. Voglio farlo su un qualcosa che sia molto facile da comprendere quando dicevo la trasformazione che cosa vuol dire. L'enogastronomia è un punto di forza dell'Italia, in generale in tutto il territorio italiano. Come viviamo l'enogastronomia? L'enogastronomia la viviamo con un racconto del prodotto, un racconto del piatto, della cucina, eccetera, molto bello e anche affascinante. E ci fermiamo qui però. E cosa voglio dire con questo? Quando l'esperienza si ferma qui, il racconto dopo una settimana l'ho dimenticato, non mi lascia quasi nulla. E io mi chiedo, quante volte educhiamo alla percezione sensoriale del gusto? Perché la percezione sensoriale del gusto è l'unica cosa che mi resta dentro e che mi ricorderà quell'esperienza, perché quell'educazione al gusto me la porto dietro tutta la vita. Quanto Grazie. Dura questa cosa? 5 minuti può durare. O 20 minuti se uno fa un'esperienza di mindfulness, come mi è capitato di fare. Quindi vi parlo di questo perché in un esercizio di mindfulness ci hanno fatto lavorare 20 minuti con un chicco di uva passa per sentire tutti gli effetti, dal tatto al rumore che fa, a quando ti entra in bocca senza masticarlo e tenendolo in bocca e poi masticandolo e poi facendo scendere. E scopri delle cose che mai avresti immaginato. Claudio, io ti ringrazio di questo esempio e concluderei proprio su questo tema, perché per ricordare un fatto, molti anni fa, non tantissimi, il vino italiano entrò in un momento di tragedia dovuto all'etanolo. Fu la rovina delle aziende vitivinicole italiane. Da quel momento di crisi, che corrisponde grosso modo a quello che stiamo passando adesso con il coronavirus dal punto di vista dell'impatto nel settore, il vino italiano, proprio attraverso questo percorso di esperienza e di conoscenza, è rinato ed è rinato l'intero settore. È brutto affrontare tragedie come questa che stiamo affrontando, che saranno tragedie che lasceranno sul terreno purtroppo molti operatori, ma io credo che se noi nel settore turismo, che era uno dei settori che meno aveva innovato in passato, faremo un'operazione simile a quello che ha fatto il mondo del vino negli anni scorsi dopo quel momento di crisi, forse ci troveremo con un turismo fra alcuni anni molto, molto più forte di quello che avevamo fino agli anni scorsi. Io ringrazio tutti, vi lascio con questo messaggio di speranza, che è fatto del fatto che bisogna tirarsi sulle maniche e usare la testa, perché un paese si risolleva non per gli interventi che si fanno dall'alto, ma come ricordavi tu, per quello che ognuno di noi mette in campo. Quindi con questo piccolo messaggio di speranza ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, ringrazio tutti voi per i vostri contributi e magari speriamo di trovarci fra qualche mese per fare il punto di una situazione che nel frattempo ci auguriamo sia molto migliorata. Grazie, buona giornata e buon 25 aprile a tutti quanti.